25 anni di attività, un mese di programmazione, un concorso pianistico, concerti, film, due mostre fotografiche. Ecco in breve i numeri dell'edizione 2016 di Musica Pinè, che anche quest'anno si è rivelato un appuntamento di grande qualità per tutti gli appassionati della classica. Il programma è stato un'immersione totale nella musica, esplorata anche attraverso il cinema e la fotografia e un susseguirsi di eventi, sorprese ed ospiti. Tra i moltissimi appuntamenti ci piace segnalare il concorso pianistico dedicato al ricordo di Roberto Melini, musicista ed insegnante al Conservatorio di Trento, e la giornata del 12 agosto, quando, per celebrare i 25 anni di attività del festival, la musica ha risuonato sull'altopiano in una serie ininterrotta di concerti. Bentrovati a tutti! Il nostro primo ospite è Antonella Costa, direttrice artistica di Pinè Musica, a cui passo subito la parola. Pinè Musica ha 25 anni, l'edizione 2016 si è svolta con una serie di appuntamenti che hanno rispettato un po' la tradizione di questo festival, quindi appuntamenti nelle chiese, al centro congressi, che sono spazi tra il resto ideali per la musica perché hanno un'ottima acustica, riconosciuta da tutti i nostri numerosissimi ospiti che hanno visitato l'altopiano in questi 25 anni. La caratteristica di questa edizione è però l'attenzione ai giovani che abbiamo sempre avuto organizzando in passato i corsi con l'Accademia di Imola, col Conservatorio Bonporti e con il nuovo concorso pianistico che è una nuova creatura di Pinè Musica, la sua seconda edizione, per ricordare Roberto Melini, collega del Conservatorio e che comunque vuole essere un'occasione in più per i giovani, dare un palcoscenico, dare un'opportunità di crescita e di confronto. L'edizione di quest'anno dedicata a Schumann e Brahms ha visto un fantastico vincitore, Jonas Aumann Miller, un giovane tedesco non ancora diciottenne che avrà sicuramente un grande futuro. Il concerto comincia dalla partitura. La partitura, nota dopo nota, diventa esecuzione, un testimone che si trasmette di generazione in generazione e che cambia nel tempo. Ma cosa contraddistingue lo stile dell'ultimissima generazione di pianisti? Lo abbiamo chiesto ai nostri due ospiti, Franco Mezzena e Giuseppe Cagliari. Oggi diciamo che ci troviamo in una situazione particolare. Ci sono due fronti diversi. Uno dei fronti è questo, è il concetto che ha appena espresso, che io condivido pienamente, sembra uscito dalla bocca di Arturo Benedetti Michelangeli. E io nel mio piccolo cerco di rispettare il più possibile il testo e poi filtrare con la mia personalità quello che è, diciamo, l'essenza del testo. Spero sempre di riuscirci, non ci riesco quasi mai, però l'intenzione è questa, la ricerca della verità e soprattutto una base, un punto di partenza. E questo che cos'è se non il testo? Se ignoriamo anche questo, creiamo delle altre composizioni, facciamo delle variazioni sul tema. Perciò, certo, a questo mondo c'è spazio per tutti, però io prediligo i colleghi che partono da una ricerca e che hanno un'idea musicale e non creano solo effetto, che peraltro è divertente anche quello, insomma, però insomma, è un'altra cosa. Potremmo dire che l'interpretazione è oggi l'oggetto del contendere. È la ragione per la quale si va ad ascoltare ad un concerto, un recital. Però non si tratta di un elemento ingenuo, puro. Nasce da un contesto molto complesso che da almeno 40 anni agisce nel dibattito culturale sulla musica. Potremmo dire così, oggi la costellazione dell'interpretazione è un mondo assai ricco che si nutre di più elementi e di più fonti. Da un lato la grande tradizione filologica, appunto ormai pluridecennale, che anche in Italia ha attecchito, seppur con qualche ritardo. Dall'altra la diffusione discografica che ha atteso l'attenzione verso il prodotto finito. Dall'altro una coscienza storica che si è allargata in senso ampio. Ma non ultimo, anzi direi forse elemento decisivo, il riemergere nel postmoderno, dagli anni 80 e 90, della soggettività dell'artista interprete. Quanto più interessa oggi è forse, se si deve scegliere, un certo quoziente di vitalismo che anima l'interpretazione, cioè il rapporto con il testo, perché sempre si tratta di una dialettica articolata tra testo scritto, cioè intenzione del compositore, lontano o vicino nel tempo, lettura approfondita e interpretazione.
Suonala ancora, Sam, diceva Bogart, per ricordarci quanto la musica sia capace di rinnovare vecchi ricordi, suscitando sempre nuove emozioni. Al nostro ospite di oggi abbiamo chiesto di raccontarci il disco della vita, quello che ad ogni ascolto non smette mai di stupirlo. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata di Format. Un disco che consiglierei è un disco di Stravinsky, che io ho scoperto quasi per caso anni fa, un vecchio vinile, e rappresentava la facciata B di un disco dove la facciata invece era la Sagra della Primavera, realizzato da Zubin Mehta con l'orchestra Los Angeles Philharmonic. E sono 8 miniature scritte originariamente per pianoforte, molto facili, molto semplici, che poi successivamente Stravinsky ha curato come orchestrazione. E è un lavoro molto particolare che io consiglierei non soltanto agli addetti ai lavori, ma a chiunque, perché è determinato proprio da una estrema facilità e semplicità, ed è una ricerca timbrica e sonora, orchestrale, davvero straordinaria.